Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti alla parola al matto. Io sono Valentina e come ogni lunedì sono qui sui canali del Centro Stella Academy per raccontarvi le carte che sono uscite per definire l'energia di questa settimana. Quest'oggi sarà un video breve e conciso perché sto traslocando, questa non è nemmeno casa mia, c'è qualcuno che mi sta prestando il wifi, quindi voglio essere breve e concisa per questa ragione. Allora, intanto vi ricordo che potete commentare, io con calma vi rispondo, e poi vi ricordo che se volete rimanere aggiornati sulle dirette che organizza Centro Stella e sui programmi che organizza Centro Stella sul canale YouTube, potete cliccare sulla campanella così riceverete tutte le notifiche. Allora, andiamo subito nel vivo della lettura e qua abbiamo potere e intenzione. Qui è dove siamo ora. Ci dobbiamo rendere conto del nostro potere interiore ed avere un'intenzione chiara, assolutamente, perché questo ci porterà a sentirci più in equilibrio. Vedere bene questo angelo che appunto ci ricorda molto la temperanza in qualche maniera e che mi pare sia uscito anche la settimana scorsa. E qui abbiamo appunto questo angelo che sta cercando di maneggiare l'acqua, quindi un rimando a portare in equilibrio le emozioni. Abbiamo queste ali che rappresentano il fuoco, abbiamo la terra, abbiamo il cielo e poi c'è questa sorta di aura che rappresenta in qualche modo l'etere. Quindi un invito a portare in bilanciamento gli elementi. Se utilizziamo il nostro potere interiore e abbiamo un'intenzione chiara, lavoriamo per trovare l'armonia, ci possiamo arrivare questa settimana. Il problema principale, come al solito, sta qua. Questa carta rappresenta romance, quindi amore e connessioni. Io però, come al solito, sapete, quando escono carte che riguardano la coppia, lo riporto sempre anche in maniera generale. Intanto il rapporto che abbiamo con noi stessi e al rapporto che abbiamo poi e che costruiamo, le relazioni che costruiamo attorno a noi. E certo, se siamo in coppia o comunque se aspiriamo alla coppia, questo diciamo, è uno degli argomenti principali, degli ostacoli per questa settimana. E perché è un ostacolo? Perché c'è questa benedetta compassione da portare in bilanciamento e che è molto importante. Aprire il cuore, cercare di amare l'altro, l'altra, senza porre troppe condizioni, cercare di abbracciare l'altro come fosse me, sostanzialmente. Per quello è anche molto importante, appunto, portare la stessa compassione dentro di noi, verso noi stessi, imparare ad amarci incondizionatamente in maniera tale che poi possiamo costruire anche delle relazioni d'amore incondizionato nella nostra realtà ordinaria. L'aiuto, protezione angelica, per ricordarci che anche se ci sono delle difficoltà, in questo momento siamo protetti, siamo accompagnati, siamo sempre circondati dall'amore e dalla protezione delle nostre guide, dei nostri angeli, dei nostri maestri. Potere, intenzione, ricercare l'armonia, trovare l'equilibrio tra i vari elementi che compongono la nostra vita. E se c'è qualche, in qualche modo, qualche problema che riguarda noi e le relazioni che portiamo avanti, apriamo il cuore, cerchiamo di abbracciare il tutto con compassione, con gentilezza, con amore, senza porre
troppe condizioni. E sentiamoci appunto aiutati, sentiamoci guidati. Lettura velocissima. Io vi mando un grande abbraccio, vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!